Ciao ragazze, allora volevo farvi vedere un po' gli acquisti che ho fatto ultimamente. In realtà sono poche cose, però di alcune di queste cose sono super entusiasta. Quindi volevo fare questo video un po' più tranquillo, più chiacchiericcio e condividere un po' con voi questi acquisti. E allora inizio col farvi vedere le cose di cui sono entusiasta, che sono molto primaverili, quindi molto in tema con questa stagione, con questo periodo. Infatti, voglio fare assolutamente un outfit primaverile con questi pantaloni che ho preso da H&M. Allora, questi che non sono dei jeans, spero che si veda bene dalla telecamera, sono questi pantaloni azzurri, un azzurro celeste. Cielo. Sì, un azzurro cielo celeste. E questi costano 19,95, sono tutti elasticizzati, belli stretti, fino al piede, e li ho presi anche gialli. Quindi proprio due colori che passano inosservati, due colori per niente appariscenti, anche gialli appunto, anche quelli gialli sono tutti stretti, elasticizzati. E voglio appunto fare un video outfit con questi pantaloni perché sono entusiasta, mi piacciono tantissimo. C'erano anche verdi e rosa, mi piacerebbe prendere anche quelli perché poi rimangono freschi, non sono come i jeans, no? Che d'estate, in primavera quando fa caldo, Dio mio! Fastidio allucinante, anche se io adoro i jeans, però appunto quando fa caldo diventa molto difficile indossarli. Poi c'è questa bellissima maglietta, vedete? Vediamo se riuscirete a notare qualcosa di strano in questa maglietta. Ho appena girato il video con i rossetti che sto preferendo in questo periodo, quindi i rossetti diciamo primaverili. E già prima di iniziare il video, proprio quando ero lì che mi stavo guardando uno di questi rossetti, mi sono inzaccherata la maglietta subito. Infatti adesso devo metterla subito in lavatrice. O in amolo sì, in amolo con comunque mi sono persa per la seconda volta. E questa bellissima maglietta bianca con queste maniche con tutti i risvoltini. E la cosa che mi piaceva era questa collana che ha stampata qui e questo bellissimo teschio che al posto degli occhi e i cuoricini. Mi piaceva tantissimo questa maglietta, l'ho presa a Bologna. E non ricordo il negozio, qui c'è scritto TT Studio, ma non saprei dirvi, non mi ricordo proprio il negozio e la marca, perché comunque non è recente, l'avrò presa un mese fa, tipo questa maglietta, però sto iniziando ad indossarla adesso, ovviamente. E poi per quanto riguarda i vestiti, ho preso anche questa maglietta semplice, nera, di H&M. È semplice, però la cosa che mi piaceva è che vedete che è tutta svolazzante, sta bella morbida, non sta tutta appiccicata addosso. Io con il caldo, con la primavera, con l'estate preferisco ovviamente le cose che stanno un po' più morbide, un po' più larghe, ma anche perché secondo me sono più sexy, no? Invece di. Magari tante persone pensano che le cose aderenti e appiccicose siano sexy, io invece penso che le cose più larghe, un po' più morbidine, che Più cadono. Sì, più svolazzante. svolazzanti, che cadono un po' più così sul corpo, secondo me sono molto più carine e poi soprattutto sono più comode d'estate perché appunto per si evita di sudare. E niente, questa mi piaceva per questo motivo, l'ho pagata pochissimo, tipo 7,50 euro, però è molto comoda e mi piace anche il tessuto di questa maglietta. E poi ho preso queste ballerine tipo un mese fa da Oviese e mi piacevano perché appunto sono beige, quindi è un colore chiaro che per la primavera, l'estate va benissimo. E niente, appunto sono basse, sono comode, le ballerine sono comodissime, magari non ti danno quell'aria che ti dà il tacco, però insomma da tutti i giorni sono super comode e mi piacevano appunto perché erano chiare, quindi con un bel pantalone o un bel jean secondo me stanno molto bene, così da indossare tutti i giorni. E poi. Oddio, infatti vi ho detto che erano poche cose, ho già finito di mostrarvi tutto, però volevo assolutamente farvi vedere questi due rossetti anche che ho preso della MAC e questi li ho presi con il, perché in altro video ho sbagliato, infatti mi hanno ripresa, quindi si dice Back to Mac? è giusto back to Mac, vero? Non Secondo me sì. Mac. Back to Eh sì, back Mac. to Mac, esatto, back to Mac. Questi rossetti che ho preso a gratis con il Back to Mac, perché Nicola appunto era qui per qualche giorno e quindi mi sono fatta depotare gli ombretti da lei. Ho portato le 12 confezioni vuote e loro mi hanno fatto scegliere questi due rossetti. Quindi ho scelto questo che è Impassionate e ve l'ho fatto vedere nel video prima, che però voi dovete Vedrete ancora dopo. vedere.
vedrete più avanti. E questo è appunto in Passionet, questo bellissimo, quello che ho su io, questo bellissimo fucsia, molto 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 bello, ed è il rossetto che aveva Beyoncé in un videoclip, mi piace tantissimo come colore. E poi questo che ho preso perché ce l'ha mia sorella e continuava a parlarmene, e ogni volta che io lo vedevo su mi piaceva un sacco, quindi ho detto vabbè, lo prendo anch'io perché è troppo bello. E questo è Honey Love, ed è questo nude marroncino bellissimo. E niente, questo è tutto, purtroppo, perché quando sono andata questa volta alla MAC avrei voluto prendere una quantità di cose allucinanti, tipo le confezioni con quattro ombretti, il rossetto uscito con la collezione di Ricky Martin e Nicki Minaj, tipo altri. Avrei svaligiato il negozio questa volta, veramente. Non so che cosa mi è partito, ma comunque sono riuscita a trattenermi e a portarmi a casa questi due rossetti a gratis. E niente, questo appunto erano tutti i miei acquisti. Fatemi sapere cosa ne pensate, non lo so. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! A quel punto, poi ho messo queste. Non volevo mettere le calze, detesto le calze color carne, ma le ho messe perché molto probabilmente sarò fuori fino a tardi, quindi magari...